L'ex leader della FIOM CGIL, Giorgio Cremaschi, candidato di spicco di Potere al Popolo, correrà per la Camera a Bologna, ha incontrato i rappresentanti lucchesi del neonato movimento di sinistra. E lo ha fatto alla Perini Corber di Mugnano, a rimarcare che l'attenzione per i lavoratori è uno dei pilastri del programma elettorale di Potere al Popolo. Ma è stato lo stesso Cremaschi a spiegare perché è nata questa nuova formazione politica. Potere al Popolo non è nato solo per entrare in politica, ma per riportare nella politica tutto ciò che la politica ha cancellato, cioè lo sfruttamento del lavoro, la distruzione dei servizi sanitari o pubblici, la distruzione della scuola pubblica, la distruzione dello Stato sociale, la pensione a 70 anni, cioè questa società ormai fondata sullo sfruttamento delle persone e sul totale predominio del mercato, che è diventata una società che la politica accetta, cioè tutta, nessuno escluso, tutti cercano solo di fare qualche aggiustatina, poi fanno promesse in campagna elettorale che sanno che non potranno mantenere, perché se promettono di fare delle cose però non dicono contemporaneamente che vogliono colpire gli interessi delle banche e della finanza, queste promesse sono finte. Alla Perini c'erano anche Luna Caddeo e Nicoletta Gini, candidate alla Camera rispettivamente all'uninominale e al proporzionale nel collegio di Lucca e Massa Carrara. Anche per loro il lavoro è al centro del programma di Potere al Popolo, ma c'è anche altro. Innanzitutto un problema sicuramente quello del lavoro e della disoccupazione giovanile e dei diritti più in generale e in particolare della sanità su Lucca, perché sappiamo tutti che abbiamo un grosso problema con il nuovo ospedale, il San Luca, che però è stato istituito, all'unanimità, eccetto appunto un'unica consigliera che era di Rifondazione, che aveva già previsto le problematiche a cui saremmo andati incontro con un ospedale di cura intensiva. Quindi appunto cerchiamo di riconsiderare tutte queste istanze che sono storicamente di sinistra e proviamo a riportarle appunto all'interno delle politiche da questo punto di vista.